Infarto a scuola. Muore studente di 17 anni. Compagni sconvolti. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati. Anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali. Troverete tutti i link in descrizione. Grazie mille. A Napoli, un tragico evento ha colpito la comunità locale, portando lutto e dolore. Un giovane di soli 17 anni, Giuseppe, studente presso il liceo Umberto e figlio di un membro del personale scolastico della stessa istituzione, è stato improvvisamente vittima di un attacco di cuore nel quartiere di Chiaia, sabato sera. L'annuncio di questa perdita ha suscitato profonda tristezza tra gli insegnanti, gli studenti e le autorità locali. Enza Amato, presidente del Consiglio Comunale, ha condiviso il suo dolore per questa tragica circostanza, sottolineando: la notizia della prematura scomparsa di Giuseppe mi ha profondamente commosso. Questo giovane aveva un futuro davanti a sé e, ancor più significativo, era il figlio di un collaboratore della nostra stessa scuola superiore. Questo legame rende la sua perdita ancora più devastante per la comunità scolastica in cui studiava e cresceva, preparandosi per l'esame di maturità. Per onorare la memoria di Giuseppe, i suoi amici e compagni di classe hanno organizzato un commovente momento di silenzio al termine delle lezioni. Hanno invitato tutti a rimanere fuori dalla scuola dopo la fine delle lezioni fino alle 14:05. Un gesto toccante per congedarsi da un compagno amato. L'infarto, la causa di questa tragedia, presenta segnali d'allarme che possono variare da persona a persona. Tra i sintomi più comuni vi sono il dolore toracico, descritto come una pressione o un senso di oppressione al centro del petto, con possibile irradiazione a spalle, braccia, collo, mandibola o schiena. Altri segnali includono difficoltà respiratorie, sudorazione fredda, nausea, vomito, sensazione di malessere generale, vertigini, svenimento, tachicardia, palpitazioni e ansia. È importante notare che non tutti i pazienti con un infarto manifestano tutti questi sintomi e in alcuni casi l'infarto può essere asintomatico o causare sintomi lievi facilmente confondibili con altre condizioni di salute. In caso di sospetto di infarto, è fondamentale chiamare immediatamente il numero di emergenza 112 o recarsi al pronto soccorso. Un intervento tempestivo è cruciale per ridurre il rischio di danni cardiaci irreversibili. La notizia per il momento, è solo per il momento, termina qui. Se non lo avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al canale. Attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video. Seguiteci anche sugli altri canali e sui social. Troverete tutti i link in descrizione. Lasciate anche un like e un commento, ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale. Grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata. L'appuntamento è sempre per la prossima notizia.